Valentina Lodovini, protagonista direi assoluta e molto particolare dell'ultimo film di Luca Lucini, presenta tu il tuo personaggio intanto. Guarda, è stato definito gatta morta e mi è piaciuto molto questa definizione. Bene, ma gatta morta. No, scherzo, Sara è secondo me un pezzo di un puzzle perfetto, in qualche modo, il pezzo mancante di un puzzle che è il copione della donna della mia vita. È una violoncellista, è una donna, una ragazza che ama, che è molto legata, cioè molto, molto, come dire, romantica anche in questo, molto portata con sentimenti, ama molto. Ha un amore impossibile, come tutte le donne innamorate, spesso, insomma, invece che affrontare questo amore impossibile, cerca altri ripieghi, non so come dire. È una che un po' è anche un po' una bugiarda, perché cerca ripieghi, perché per uscire dalla sofferenza. Ah, è arrivato il mio amore. Ah, non lo dovevo dire. Ah, no, sì. Boh. E nulla. Poi, insomma, le cose vanno e la sceneggiatura va da sé. Senti, quali punti in comune, quali differenze, quali le difficoltà e quali le cose che hai trovato facili in questo personaggio? Allora, i punti in comune nulla, nel senso che io non penso mai a quanto un personaggio somiglia a me, non mi somiglia, per cui lo leggo e comincio a lavorarci, punto. Per Sara il lavoro è stato totalmente affidato all'istinto. Ovviamente avevo Luca Lucini, che è il regista, che era molto presente, con un garbo, con una dolcezza gigante, proprio enorme, però era molto presente. Io mi sono totalmente affidata all'istinto e poi mi sono affidata e fidata degli attori, dei miei colleghi, perché è un copione basato sulle relazioni, tutto sulle relazioni tra di noi. E quindi questo è stato il percorso, cioè tante cose sono poi nate senza una logica, cioè senza una cosa intellettuale dietro, non so come dire. Lucini l'aveva definito come un concerto jazz dove ognuno rappresenta uno strumento e poi ogni tanto parte da solo, sei d'accordo? Sì, anch'io assolutamente, sì. In fondo tra noi che cosa c'è stato? Niente. 2 anni insieme, niente. Scusa, ma che ti credi? Che io stavo a piangere o a aspettarti? Spesso, prima di incontrare l'uomo giusto, si passa attraverso quello sbagliato. Questa volta sono fratelli? E che sarà mai? Anche per te l'ultima domanda, quanto può influire una madre sulla vita dei propri figli? Tantissimo, assolutamente, cioè l'influenza li condiziona, è naturale. Io credo che la vera protagonista del film sia la famiglia, non la madre, cioè lo è perché è una famiglia matriarcale quella che raccontiamo noi, comunque la famiglia in generale, e ti condiziona tutta la vita. Comunque il mio Giorgio, dopo il matrimonio, si è messo in riga. L'ha messo in riga Carolina, è la verità, vero? E poi speriamo che adesso arrivi questo bambino, è Ludovico? Chi è? Scusate, io devo andare in bagno.